Dai, andiamo avanti. Vediamo se lo finiamo stasera. Ah, giusto che era giorno. Ok, andiamo a vedere un pochettino in giro se c'è qualcosa da vedere. Probabilmente ho qualche foto da fare. Ma poi secondo te i greci come sono fatti? Secondo te i greci? Che ne so, pensano che un uomo sotto steroidi sia un semidio. Ray, questo è un vecchio articolo. Mi sembrava che la donna qui raffigurata assomigli a quella della foto trovata nell'armadio. Prima salvata, poi sparita. All'alba del 13, una donna, ricoverata il mese scorso in seguito a una rapina, è scomparsa dal reparto. Sono già state avviate le ricerche. La scomparsa è Kiriko Asanuma, 23 anni. La donna era stata ricoverata per shock, ma la mattina del 13, quando i medici sono entrati nella sua stanza, non l'hanno più trovata. È sparita, hanno detto. Il mese scorso, Asanuma si trovava a casa quando due rapinatori si sono introdotti e hanno ucciso i suoi genitori e il fratello. Asanuma era stata chiusa nell'armadio dei genitori ed è così rimasta illesa. Ma dopo 4 giorni non si era ancora ripresa. Una vicina ha segnalato il fatto che non riuscisse a lasciare la casa. Madonna santa. L'ospedale ha ammesso la propria negligenza e sta approfondendo ogni sforzo nella ricerca della scomparsa. Ok. I blanked out for a second. Anche se per restare in tema dovresti chiedere alle donne greche se riescono a spostare oggetti. Vero, è vero, glielo devo dire. Perché a quanto pare le donne giapponesi non sanno spostare i mobili, quindi devo chiedere un attimino se quelle greche lo sanno fare. Ma io non capisco perché non se le dicono che sognano queste cose. Lately, all I can think about is the past. Back when I was a child. Non mi ricordo di chiedergli di uscire dalla cucina, assolutamente sì. Assolutamente sì, Matt, come ben sai, le donne hanno pochissimi ruoli, non sanno fare granché, quindi bisogna accompagnarle. I blanked out for a Ma second. stavo guardando il gatto, non te, cosa vuoi? Che non mi caga. Comunque qui è strapieno di gatti, eh. Ci sono un bordello di gatti randagi. Credo che sia proprio una cosa culturale della Grecia. Te pareva? Non vedi solo la tua immagine? Un po' fascisti. Perché fascisti? Per i gatti. I gatti sono fascisti. Tengono riserve di cibo a portata di mano. Ci sono chi dà da mangiare ai gatti, questo in generale. Però proprio sono proprio nelle vicinanze, ovunque, nei parchi, qui in zona, li vedi camminare in giro. Cosa? È pieno. E certo non lo vedo che alzano sempre la zampa.
Si mangiano i gatti, non danno da mangiare i gatti. Ah, no, 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 non se li mangiano i gatti. Oddio, oh, non lo so se se li mangiano i gatti. Però ne vedo sempre tanti in giro, quindi non credo che se li mangiano i gatti. Effettivamente i gatti che ci passano in terrazzo potremmo mangiarli. Magari sono buoni, non lo so. Di cosa sanno i gatti? Non l'ho mai mangiato un gatto. Con quello che costa la carne è vero. Cos'era coniglio? Ragazza che ho fotografato dietro il tramezzo. Rimano un libro o qualcosa di simile. Oh, già notte così. Questo così si è fatta notte. Aspetta che lo vado a mostrare a Miku. Vediamo che dice. Mentre lo sa. Una spiegazione su perché sai il sapore dei gatti. Allora, dimmi nulla, l'altro giorno in ufficio l'altro mi ci fa. La saga della nutria? Cosa? Saprano di pollo come tutte le carni inutili. Ci sta, guarda, io mi ricordo una volta quando andai in Spagna, quando avevo 14 anni che avevo vinto la borsa di studio. Ma che, ma sto sentendo cantare? What the fuck? Anche mi ricordo quando mi servirono una cotoletta, non sapevo di cosa fosse, e scoprì dopo che l'ho mangiata che era di cervo, sapeva di pollo. Se sono simile, non sapevo, sapessi di Polonix. Sai di Polonix? Ma la sta cantando lei? Oh mio Dio. Di quello Ray, qualcosa è storto. what's the matter? Come tutti gli esseri umani. Beh, sì, siamo tutti inutili. Facciamo solo danni. Io sono assolutamente d'accordo. Comunque, non lo so. Il cervo sapeva di pollo quando l'ho mangiato. No, siamo tutti inutili. Allora, inutili. E se non siamo solo inutili, siamo anche dannosi. Chissà la carne di uomo che sapore ha. Beh, un po' di cannibalismo ci potrebbe stare, Matt, soprattutto con i prezzi che ci sono qua. Mi ha mangiato il fagiano totalmente diverso dal pollo. Il fagiano non l'ho mai mangiato. Miku, tu? Sono sicura? Mi sta chiamando. Miku. Lei. Ho abbandonato Mafuyu. L'ho lasciato. Tutto solo in quel posto. Sono tornata sola. Mafuia. Calabrese. Fui l'unica a essere salvata. Dolciastra dicono, la carne di uomo è dolciastra? Io sono utilissimo. In cosa sei utile, Matt? Mico, ora voglio solo dormire. A essere pelato sei utile? Che poi non sei pelato, sei rasato. Sei un finto pelato. Dietro Miku che cantava ho visto Amane, la ragazza con le trecce. Forse Miku è più influenzata da Amane e dai suoi sogni rispetto a me? Ho perso mio fratello. Erano le parole di Amane? O le sue? Supplica di aiuto. L'ancella con le trecce che ha chiesto aiuto a Miku. Si nascondeva al terzo piano della biblioteca della villa, piangendo e chiamando il nome di suo fratello. Il mio sangue sa di ketchup? L'hai mai assaggiato quindi? Io qualche volta il mio sangue l'ho assaggiato perché mi esce molto sangue dal naso certe volte. Però no, era un sapore molto amaro. La donna a carponi che mi ha attaccato dentro la villa del sogno. Grazie alla foto Miko ha trovato qualcosa sui giornali. Pare che la donna sia scomparsa dopo essere stata coinvolta fortuitamente in un omicidio e rinchiusa. Fortunatamente in omicidio, no, che è stata rinchiusa fortunatamente. Riko Asanuma, potrebbe essere lei? Se mangi la mia carne al sangue, hai la salsa inclusa. Una volta mangiai un panino con carne di canguro a una fiera. Era buona, devo dire. Carne di canguro? In che fiera sei? Deve essere rarissima la carne di canguro. Da noi poi.
Eia, una volta mi sono ciucciato una ferita, era buonissimo il sangue. Buono, almeno sai cosa bere nei momenti di magra di bevute. La zona intorno al tempo di girato era malsana. Ora che la porta è stata aperta, l'aria è fuggita ed è entrata nella ditta. Il sigillo è stato spezzato e non si può tornare indietro. Incise nella tela del tempo ci sono le parole. Offri lo specchio con gli agrifogli incisi della sacerdotessa. E tu non dici niente. Mafuyu. Ok, ma fuggono. La fiera dell'artigiano artigianato era lo stand dell'Australia. Ah, ecco. Era appositamente lo stand dell'Australia. E dove si svolgeva? Vabbè, io ti dico che non sono tipo quasi mai andato a una fiera, forse mai addirittura andato a una fiera. Sembrava che ce ne fosse una qua domenica scorsa, ma non lo sapevamo che era domenica scorsa e ce la siamo persa. Doveva essere una fiera di comics. Intanto non hai messo il bestemmia pass come comandato. Ah, mi sono dimenticato, scusa, ho avuto troppo a cui pensare. Poi te lo metto. Ah no, aspetta, ma non riesco a farlo qui. Ho detto che lo faccio quando vado a casa. Qua mi viene molto scomodo poterlo fare. Qui a Milano la fanno tutti gli anni. Ok, ci sta. A Milano ci sta, però, cavolo. Io mai andata. Mi depura nel modo più naturale. Plin plin. Plin plin. Io trovo che le assassine non hanno proprio senso. Sì, ma avevi pure detto che tipo costano un fracco e non valgono la pena. Buongiorno mondo! Che bello morire all'aria aperta! A Reggio non c'è un cazzo. O se c'è fa schifo. Per vedere una fiera penso che dovrei andare a Cosenza. Non c'è il Reggio Comics. C'è un cazzo a Reggio. La rogue di D&D era pure di Reggio. Ok, però non c'è il Reggio Comics, no. No, che lì non c'è niente. Non c'è niente. Costa un sacco e devi pagare di più se appena invita un personaggio leggermente famoso. Sì, mi avevi parlato che tipo una volta avevano invitato i player inside. Lei andava a destra e manca all'intorno. Ma l'intorno è molto vago, perché lì intorno non c'è un cazzo. A meno che per intorno non intendi Cosenza che ha 2 ore di macchina. Sì, e dovevi pagare un biglietto apposito in più per vedere i player inside. Che merda. Ma se te che è una social awareness pari a nulla, ma a parte quello, ma lo saprei se c'è almeno qualcosa lì. Ci sarà qualche piccola fierina, ma nulla di che, cioè cazzate. Nulla che non vale la pena. Un comics proprio. Andiamo a dormire, va. Potrei comunque, va, quando torno mi informo meglio se c'è qualche negozietto, perlomeno. Conosco solo un negozio di fumetti, tipo. Che è buono almeno quel negozio di fumetti. Ci andavo. Prima fiera campionara dei prodotti tipici italiani e di attrezzature agricole da 26 al 28 aprile a Gioia Tauro. Gioia Tauro, non Reggio Calabria. E poi comunque stiamo parlando per l'appunto di prodotti tipici italiani e attrezzi agricole. Che cazzo me ne frega. Non è molto lontana Gioia Tauro a dire la verità, eh. Però che cazzo me ne frega di andare a Gioia Tauro per sta roba.
La cella non si è ancora svegliata, deve riuscire a entrare nella cella d'Endrigo verso il secondo livello. Expo Enogastronomico Cittanova dal 14 e al 7 agosto a Cittanova. Benissimo, come non è mai in Reggio, cioè Reggio è il capoluogo, no, era una volta il capoluogo, è la provincia, ma Reggio Reggio non c'è, cazzo. Vedi se riesci a trovarmi qualcosa a Reggio. Poi, almeno la roba enogastronomica, magari per mangiare. Almeno quello. Vediamo se avete un sito di merda che le regalerà come fiere di Reggio. Vabbè, perché sono in provincia di Reggio. Vabbè, ripeto, non è che sia lontanissima Gioia Tauro o Cittanova. Non è come Cosenza, che è comunque un'altra provincia da un'altra parte, però porca puttana. Tre città importanti abbiamo in Calabria. Reggio, Cosenza e Catanzaro. Conta solo Cosenza, praticamente. Cioè, in realtà dovrebbe contare Catanzaro perché è il capoluogo, ma Catanzaro so che fa abbastanza cagare. E ci hanno fottuto il capoluogo. Adesso ridaici il nostro capoluogo. Oh, si apre. Sapete come funziona? Praticamente. È successo che. C'è una cosa da vedere, spero. Dopo il. Come si chiama? Ah, ma c'era una stronza qua. Dicevo. Dopo il. Un attimo pensare a quello che devo dire, scusate un attimo che perché mi dice qualcosa qua, mi segna qualcosa, noi devo andare sopra, mi sa che sopra non vado, andiamo in giro da altre parti. Ricca e coinvolgente edizione di fantastica fiera del gioco del fumetto dal 16 al 18 giugno, promessa a nessun dove apps, la splendida cornice dell'Ast Circolo Tennis di Rocco Polimeni. Ma che cazzo? Un ciclo di tennis. Ok, non la sapevo. Se si mette a dare lezioni di storia, libero i bot. Vai, inizia con i bot. Vaffanculo di Hamas, madonna. No, vabbè, no, semplicemente la sapete. Dopo che c'è stato il terremoto del 1908, il terremoto maremoto del 1908 che è stato devastante, soprattutto per Reggio Calabria e Messina. Tutti i dati più importanti sono stati spostati a Catanzaro e poi sono rimasti a Catanzaro e è diventata capoluogo Catanzaro. Che bei ricordi, esatto. Ma una volta il capoluogo era Reggio Calabria. Sono solo un secolo, eh sì. Bei tempi, il maremoto, bei tempi. Madonna santa. Si può entrare? Devo procedere di qua alla fin fine, quindi. Oddio, non lo so se devo procedere da altre parti con lei. Non ne ho idea. Però solitamente doveva andare da. Se avevamo aperto questa zona, quindi penso che forse posso procedere di qua adesso. Certamente due guerre mondiali nel mezzo non sono nulla a confronto di un terremoto. Vabbè, ma non è per la guerra mondiale che abbiamo perso il capoluogo. Vabbè, casini vari, magheggi vari. Catanzaro merda.
Vabbè, ci sono stati pure i moti di Reggio, vabbè, lasciamo perdere, guarda. Però sti cazzi tempo 10 anni a scaccolarvi con le ginocchia. È più giovane della Repubblica. Vero? È vero. C'è qualcosa qua dietro? Sì, comunque ho visto la cosa della Palestina e di Israele. Porco schifo. Madonna santa. La cosa del rave poi. No, non mi devo deprimere oggi, madonna. Sono già depresso, non voglio deprimere ancora di più stasera. Faccio live. Colpa tua, tu hai citato Hamas. Poi c'è una cosa qui. Sai, ci posso. Ma la candela lì se ne, mi, mi, mi sta fottendo l'anima. Guarda come funziona sta cosa della candela. Che mo' mi preoccupa sta roba. Ma non posso togliermela attiva la candela. Era automaticamente attiva appena sono entrato. Tu ne sei membro anziano. Hai ragione, sono passato dall'ISIS a Hamas. Ma la storia che Garibaldi ti ha visto non voleva più annettere la Calabria. È successo davvero. Una volta in cui lei si sarebbe reso. No, no, è vero, è successo davvero. Alla fine l'hanno convinto altri, però mi hanno dovuto allontanare. Speriamo un pochettino che non saprei effettivamente dove andare. Cosa? No. Oh mio Dio, no. Non cominciamo. No, minchia, ma devo giocare così in bianco e nero. Oh mio Dio. No, no, non mi trovare. Aspetta, ho una cosa da vedere. Aspetta, aspetta, aspetta. Era l'abisso, mi sembra. O era comandamento, non mi ricordo. Era uno nuovo. L'abisso, forse era. Ah no, aspetta, aspetta, devo. No, aspetta, 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 devo. Giusto, aspetta, no, mi sto ricordando adesso. Immagino che voglia in un modo o nell'altro che arriva la tipa sopra. Un po' complicato perché non so dove devo andare. Però vabbè, mi baserò ad andare verso sopra. Da lì magari è cambiato qualcosa adesso. Giusto, giusto. Scusate, sono un po' distratto. A meno che non debba salire le scale da un'altra parte, ma non lo so, onestamente. Andiamo prima di qua. Se ne va, ho rotto le scale.
Oh, c'è qualcosa da fare, qui. Sulla foto è stato immortalato qualcosa. Allora, dietro un paravento c'è una cosa. Si va a trovare dove cazzo è. Altare e biblioteca, aspetta, Sa più horror così in bianco e nero. Ancora più horror, sì. Come se già non fosse horror. Al secondo piano della stanza col paramento c'era una ricca biblioteca. Uno scaffale aveva sopra un altare. Un tempo lì doveva essere stato esposto qualcosa sullo scaffale. Inciso il tomo del comandamento scritto con il posto di tatuaggio. Ah, ho capito. Aspetta, forse ho capito. Sì, no, no, prendila, 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 prendila. Sì, comunque ovviamente è ancora più horror. Però è ancora più un casino andare avanti. Ho capito, aspetta. Che succede? Ah, ok. Si è calmata la situazione. Qua non si apre, vero? Ho capito dove devo andare. Devo riandare lì. Che c'erano... Quando sono andato col ragazzo... C'erano delle biblioteche, appunto. E deve essere lì la ragazzina. Devo andare un attimo lì a prendere un tomo, probabilmente, e poi portarlo qui. Andiamo a vedere. Vediamo se ricordo bene. Comunque sì, in bianco e nero è ancora peggio. Ti orienti anche peggio. Naturalmente c'è la mappa che è molto dettagliata, però. Apri ogni volta la mappa è un po' tedioso. Allora, dovrebbe essere... Vabbè, sì, di qua, Comunque devo ammettere che sta durando più di quanto mi aspettassi. Mi sono un po' incassato io, per carità. Però direi che è abbastanza longevo. Volevo fare pure Parasite Eve questo mese, ma a sto punto non so se ce la faccio. Intanto dopo questo, come ho già detto, farò Medieval. Così cambiamo completamente tono. Facciamo qualcosa di un po' più veloce e simpatico. E magari Medieval lo faccio al 100%? Non lo so. Dipende da come va avanti e come me la cavo. Non so neanche cosa bisogna fare al 100%. Qua sopra. Non verrei scoiato, bella questa canzone. Ok, devo andare qui. Mi sto ricordando un po' a memoria la strada. Ma questo non c'era prima. Oddio. Ok, ora devo tornare con quella parte col paravento. Ok, deve essere sopra. Sotto no, perché non si può scendere. Ok, qua c'è il paravento, ok, mi sa che è questo. Eccola qua.
Cosa mi ha fatto cadere? Tomo del comandamento. Perfetto, ora lo devo portare lì. L'ancella designata viene fatta salire sulla barca del passaggio. La barca ondeggia mentre si dirige verso il tempio dei Kusa. La carne viva viene tagliata e il tatuaggio inciso. Il dolore dell'aglifoglio verrà riposto in lei. Tutto il suo amore verrà racchiuso in uno specchio. Specchio che deve infrangere da sola, come il suo attaccamento al mondo. Così si dà vita all'anima trafitta. Trafiggila col paletto dei tatuaggi. La cerimonia del comandamento deve essere compiuta. Dormirà indisturbata per l'eternità. Sognerà degli incessanti sogni del varco, rinchiusa, tumulata nella sua camera di spina. E continuerà ad avvertire il dolore dell'aglifoglio per l'eternità. A parte la poesia sulla prima pagina, il libro è pieno di quelli che sembrano essere nomi ed è scritto con inchiostro rosso scuro. Ah, ha preso pure la candela, perfetto. Ok, allora direi che tornerò indietro, a meno che non possa. In teoria potrei procedere, però conviene, eh? Insomma, cosa me lo fa fare? No, che fa a me fare me lo fa fare, ma non credo che convenga. Cioè, vai a saltare, l'uomo ce la faceva, tu che sei donna ce la fai? Lei è donna, lei non è capace di fare una cosa del genere. Cristo santo, andiamo a posare il tovo. Rifacciamo la strada al contrario. Sì, comunque davvero potevano cercare delle cose più sensate per dire questo personaggio può fare questa cosa, quest'altro personaggio può fare quest'altra cosa. Chi è? Oh mio Dio, è quello super forte! Vado pure strada. C'è la fai esorcizzarlo questo? In teoria sì, perché dovrebbe essere più facile questo esorcizzarlo, no? Non è più un casino combattere in queste circostanze. Un casino è più pericoloso. Perché mi preoccupo. Mi farebbe comodo perché almeno mi farei un po' di punti con lei. Ha pure dei punti lei da scontare. Mio Dio, che danno! Ora provo a combattere perché mi farebbe comodo ammazzarlo. Anche solo per pomparmi un pochettino. Ma sempre sto coso tra le balle, a quanto pare non crepa. Madonna santissima. Realtà lo potrei anche evitare, però. Madonna che danno! Lo voglio combattere volontariamente.
Mi dovrebbe dare bei punti da pompa e pompare. Ho mancato. Io ormai voglio andare fino alla fine. C'ho le cure, c'ho un'ultima cura, la userò. Cioè, dimmi che l'ho preso. Dai! Non fatta non prenderlo. Troppo scomodo combattere qui. Dai, ma che cazzo di angolazione è? Vabbè, ho capito. Ultimo tentativo, sperando che non mi ammazzi. Sì, però non è valsa la pena per niente. Stavo morendo. E ora? Tanti punti per carità, ma stavo morendo. Spero di trovare delle cure. Sto sbagliando pure strada, non devo andare di qua. Devo andare di qua. Spero bene perché avrò poche cure. Cioè non ne ho proprio adesso di cure. Almeno fino alla parte del salvataggio, dai. Forse non ne è valsa la pena combattere. Oppa, c'è una cura. Mica una cura. Grande! Andiamo a mettere il tomo lì e vediamo che succede. Sta pure finendo la candela, quindi muoviamoci. Ha messo il tomo e il comandamento sul leggio dell'altare. Dal livello superiore si è sentito un rumore come di meccanismo. Quindi forse adesso si aprirà la porta che prima non poteva aprire. O forse sotto adesso. Non lo so. Cazzo. E che nero. Speriamo sia a posto. No, no, stai calmo tu. Oh, si è aperta. Ok, perfetto. Ehi là.
Ma non c'era. Ho tutti in bianco e nero. Non riesco a vedere bene, ma sembra di no. C'è nessuno infatti, però c'è la porta. Sul ripento della cella in cui si trovava la donna c'è qualcosa che riflette la luce. Sul chiomone è stato cucito qualcosa. Specchio dell'oblio. Sotto di questo antico specchio è stato incluso il motivo che serpente è simile al tatuaggio. Tra i panni sparsi del pianeta della cella c'è un vecchio libro. Gli ero tatuato uno. Quello specchio mi sa che lo devo mettere nell'altare a sto punto che ce l'ha. Mio padre, mia madre e mio fratello, tutti sono passati dall'altra parte. Sono stata lasciata sola, proprio come quella volta che non sono potuta andare con Kanan. Venne una scorta dal tempio dei Kusa. Chi conosce il dolore della perdita dei cari diventa sacerdotessa e offrendo la propria carne può salvare altri che soffrono come lei. Ma una volta diventata sacerdotessa, una volta incisa la carne con l'aghifoglio, è impossibile andarsene. L'intero villaggio è sparito. Papà, mamma, mio fratello, tutti. Sono l'unica sopravvissuta. Non mi rimane più nulla. Se è stato deciso che non posso più rivederli, allora posso anche dormire per l'eternità. E insieme ad altri questo dolore. Immaginato. Questa parte dove porta? Dove siamo? Ah, ho capito dove sono. Di qua è inutile andare, vero? Se ho capito dove sono, non mi serve andare di qua. Ok, allora andiamo. Dovrebbe andare bene mettere nel piedistallo lo specchio. Per scendere, scendo da qua. Mi sa di sì. Purtroppo non ho la candela. Stavolta ancora non l'ho mai aperta. Sempre bloccata. Posso pompare ancora la macchina? Dovrei poterlo fare. Non te l'ha portato. A sto punto per ora più che usare questi, compriamo questi, ma in caso li cambiamo. Si può salvare? Ok. Andiamo a posare lo specchio, vediamo che succede. Forse servirà il passaggio. Scusa, ma sei serio? C'ho vita, tra poco muoio e... Scritto, offri lo specchio, sì, forse c'è stato qualcosa, sì. Lo specchio che c'hai, però non mi muovo qua.
Bene, allora state alla larga dalla nascita, o se preferite sparatevi una bella fucilata sulla capoccia. E a questo punto, guarda, mi metterò contro sta roba. Di merda e gente di merda. Cos'è successo? Cos'è successo? Mi dica. E sono morto, te pare. Devo usare la cura subito. Vabbè, almeno so adesso cosa mi aspetta, però porca troia. Non c'ho vita, ho sprecato tutte le cure per quel mostro di merda. Ok, devo giocarmela per bene con questo qua. Niente, delle persone decidono di rovinarmi la giornata, nulla di nuovo. Le persone più belle del mondo. Una merda lenta e dolorosa, sì, esatto. Allora. Adesso che mi sciotta pure, devo curarmi di più. Ah, in qualcosa su Discord. Ah, quindi tu hai deciso di rovinare la giornata. Complimenti, complimenti. Grande amica. Ma l'ho colpita! Ma che cazzo, mi stai scherzando? Era più scarsa di quello che mi aspettassi. Meglio. Uè. Tornato con braceri e altri oggetti usati durante i riti buddisti di natura esoterica. Leggi il piedistallo che provosi e probabilmente regge una sorta di oggetto circolare. Di esso incisa la frase. Offri lo specchio inciso con la rifola della tua testa. Poni lo specchio dell'oblio sul piedistallo. Hai udito un rumore provenire dal paravento di canne là fuori. Che si fa di canne, il paravento di canne. A quanto pare il congegno che teneva al suo posto il paravento è stato azionato. Quindi posso aprire. Sì, è aperto ora. Che guardi? Tra i paramenti al posto del pavimento c'era nuda pietra. Parrebbe che il letto di pietra al centro sia stato scolpito direttamente nella roccia. Osservando meglio il letto di pietra, riesco a vedere tracce di inchiostro rosso a porpora. Si direbbe che sia che qui sia stato inciso un tatuaggio. C'è qualcosa al pavimento? 90. Buono. Questo cos'è? Niente. Ok, quindi entriamo di qua. Lo stiamo. Ultimo passaggio.
Interesting. Oddio. No one will survive. No one. Holy shit. Wait a moment. Ah, è così, non avevo mica capito. Però non puoi cadere. Gli altri, se non sbaglio, c'era la cosa che potevi sbagliare e cadere, devi fare attenzione anche a volte. Qui no. Cos'è? Qualcuno a terra. Ho trovato il pad. You can't escape, Mane. You'll never escape from here. The master is. Ah, la ragazza impalata. Tre bambine? Devo combattere tre bambine? Stiamo scherziamo? Tutte e tre contemporaneamente? Sembra che ne ho già sconfitta una. Così facile, vabbè. Cazzo! Mi ero fatto la bomba combo, sì! Oh cazzo! È un casino con tre bambine! Ciascuno, ma i ragni sono due, però sono tre. Mi fanno pure le finte. Madonna. Last night they stuck in the wrong hole. Oh, basta! They're all sorry.
Da come mi fanno le finte pure. Queste scarpe o ti inchiodava la stringa almeno non inciava. Tu lei no, porca troia. Ok, vabbè, mettiamo le cose più forti, ho capito, però non manco cure, che mo devo fare tutta la sequenza di Isha di nuovo, cazzo. Devo usare di più il rallentatore. No one will survive. No one. Usare poteri era una cosa? L'ho usato un po' il rallentatore, ma non l'ho usato bene. Devo sfruttarlo di più. Perché qua è un casino contro tre fantasmi contemporaneamente che si spostano pure velocemente. Ma il rallentatore sì, l'ho usato prima, però boh. Dovrei un po' spammarlo. Perché vorrei aspettare il momento propizio per colpirle quando mi stanno per colpire, così faccio più danno, però... Non è cosa semplice da fare in questo caso. Quindi magari mi conviene semplicemente rallentare e spararle. Scusate. Ma per sicurezza, così almeno. Caso dobbiamo rifare di nuovo tutta sta scalinata. Di questo rallentatore. Ho preso anche due insieme, ottimo. Ah, non avevo visto sta cosa. Un uomo, canale. Tra i giorni in cui si trovava l'ancella c'era anche un diario, che appuntava i suoi pensieri e i suoi sentimenti. C'era anche un nome, Kaname. Anche il fratello della ragazza vestita da ancella si chiama Kaname, era scritto in diario. Posso trovarla? Per esempio? Ci ho messo 30 anni a girarlo. Ci ho messo 30 anni a girarlo, ho capito, va? Combo combo! Grande. Ne ho sconfitta una, perfetto. Basta, eh? Guarda come fanno le finte ste stronze. Guarda,
Sì, vabbè, era un combo combo, l'hanno fatto seriamente. Il problema arriva quando una tigre si mette a terra. Prese tutte e due. Una è morta? Sembra che una sia morta, che è rimasta solamente questa stronza. No, 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 no. Porca troia, me ne sono accorti in ritardo, non è che mi sono salvato. Scoppita anche questa. Mamma donna santa, stavo morendo male. Un paletto solitario è piantato sul terreno dei sassi. Non c'è niente. Si salva qui? Ovviamente non puoi salvare. Ok, grande. Cazzo, mi si è sparato tutte quelle cure da quello là. Tu sei pazzo. Ok. Miku? Miku Inazaki. Chi camminava nella caverna con l'acqua? Che fosse il fratello di Amane, Kaname? O il fratello di Miku, Mafuyu? Miku si è scusato con Mafuyu e voleva andare con lui. Dall'altra parte, insieme. Jiro Saki? No, no, no. E Miku, quindi? Non conosci il Jiro Saki? No. Ah, è sveglio. Miku? Tatuaggi su di lei. Oh, I understand. These tattoos are my punishment for living. For living on. For surviving that day. Since I was a child, I've been able to see things other people can't. My brother was the only one who understood me. That's why I know
Miku. Oh, Miku. We can get through this thing together. Everything's gonna be okay. Just remember, you are not alone. Miku Inasaki. Voglio essere dove sei tu. Le parole che ha pronunciato nel sonno provenivano certo dal cuore. Ora è più calma, ma l'ho aiutato davvero. Io stessa non so come affrontare la mancanza di Yu. Miku. Rei. Sin da piccola vedevo cose che gli altri non vedevano. Mio fratello era l'unico che lo capiva. Ma fui io e siamo andati insieme alla villa di Muro, la casa delle corde. Ma io fui l'unica a tornare. Mio fratello restò nella villa, con quella donna che era morta. Ha detto che era il suo destino. Ho sempre amato mio fratello. Era gentile. Così pensavo che mi sarei sempre ricordata di lui. Ma i ricordi diventano sempre più vaghi. Ora, questo è tutto ciò che posso fare per ricordarmi di lui. Quando ho visto Mafuyu, in sogno, ho subito voluto restare con lui. Piuttosto che dimenticarlo per sempre, allora preferisco restare con Miku. Non capivo. I nostri sentimenti verso i defunti, i miei sentimenti per Mafuyu. Se non lo dimentico, se non posso dimenticarlo, allora la mia vita non può continuare, no? Mi dispiace, ma voglio restare da sola per un po'. In ogni caso è ora di andare a letto. Madonna. Vediamo se c'è qualcosa da vedere per la casa. Direi che siamo agli sgoccioli comunque ora. Credo che ci sia niente da vedere, però andiamo a dare un'occhiata in giro, non si sa mai. Che solo in generale per la casa. Anche se non ho niente neanche da fare. Da... Come si dice? Non viene il termine. Da sviluppare. Questa diventa una sempre più grossa, sta ghiaccia. Vabbè, direi che no, non c'è niente. Andiamo a dormire di nuovo e andiamo avanti. And again, and again, and again, and again. Esatto. Che è una citazione, non mi ricordo cosa. In questo esatto momento. Un attimo. Guardare. Non lo sento, però. Again. Che cazzo, è partito meglio automaticamente. Che cos'è? No, poi mi si impalla tutto, no, non guardo niente. Ok, poi me lo vedrò io. Non lo guardo perché. A parte che vabbè, non è un problema che lo sentireste pure voi, ma si impalla poi tutto. Non voglio aprire il browser, pesa ancora di più. Non lo conoscevi? No, non lo conoscevo, ora lo conosco. Questo non lo conoscevo.
Please, you tell me, am I really supposed to be alive? Allora te lo vedi tutto. Come lo vedo, siccome lo vedo. Madonna. Ma solo di nuovo con Miku? Non con Rei? Non questo dream again. I don't want it anymore. Sarei stato con Rei. Invece di nuovo con Miku. Ah, forse vuole che apro quella porta lì. Può darsi, se mi ha fatto spawnare qui. Perché mi ricordo. Allora, se non ricordo male, proprio lei è del primo. Ma Fuji era una questione del primo. Vabbè. Che invece è il secondo. Con Mio e Mayu. E poi Rei è il terzo. Andiamo di qua. Infatti. Abbiamo visto pure il filmato prima di arrivare qui. Chi è? C'è qualcuno là? Non che sia da bene, però. Cos'è? Ah, no, semplicemente la mano. Qualcosa qua dentro. No, l'ho mancata male. Non è più. Faccio poco danno, però almeno non spreco le cose migliori. E questa in teoria ce la faccio a gestirla. Se mi stavo facendo degli scherzetti mica male. Cavolo, come si piega male e non riesco mai a beccarla bene. Se non riesco a combatterla bene. L'ho mancata. Forse di vista. L'ho mancata di nuovo.
sta andando bene. No, se è al muro però no, eh. Questo cavolo di rosso da fastidio passa. Piano. Sempre attraverso queste cose è un problema. Piano. Passa di vista, perfetto, via. Piano piano. Troppo. Dai, per bene. Pensare da quanto tanchi però, eh. Tornare e dimenticare. E invece no. Se segui i morti dei sogni non potrai più tornare indietro, ma fui io. Eh sì. Dovremmo lasciare perdere. Devo tornare nel mondo reale, darei. Che sia una scelta che devo effettivamente fare. Che cambi il finale, eh? Cazzo. Provo a tornare nel mondo reale allora. Che si può uscire, vediamo se effettivamente me lo fa fare tranquillamente. Non si apre perché? Oh cazzo, quindi non posso fuggire. Un attimo, scusa, se non posso fuggire posso andare in un'altra parte? E questa porta si apre. A quanto pare sì. Oddio santissimo. Survive. No one. Oh shit. Hey. Miko. Tutto qua ti si vedeva.
mi depura nel modo più naturale. Plin plin. Plin plin. Un attimo che non ho l'acqua, aspetta. Cazzo, sta morendo. Aspetta un attimo, appena finisce vado a prendere la bottiglia. E là. Has it been? I can't take any more. Are we going to die? Andare alla villa direttamente, no? Ray, there might still be some hope. Vado un attimo a prendere la bottiglia d'acqua, un attimo. Come qui, avete mai bevuto acqua Vicos o Bix, non lo so come si dice in greco, e acqua. La Zagorociria. Ok, scusate, eccomi, andiamo avanti. Miku Inazaki. Miku se n'è andata, che sia andata da colui che le manca, suo fratello. E quella è la giusta decisione. Giusta anche per me, no?
Forse c'è ancora una speranza. Questo libro si trovava all'interno di un vecchio tempio non lontano dalla Via del Sonno. Sembra risalire al tempo in cui la casa era nota come Casa Kuse, o Tempio del Tatuaggio. Le sue condizioni non permettono una facile lettura oggi, ma deve avere qualcosa a che fare con la cerimonia del comandamento. Ok, quello che abbiamo messo lì. L'ancella designata viene fatta salire sulla barca del passaggio. La barca ondeggia mentre si dirige verso il tempio dei Cusa. La carne viva viene tagliata e il tatuaggio inciso. Il dolore della Grifoglio verrà riposto in lei. Tutto il suo amore verrà racchiuso in uno specchio. Specchio che deve infrangere da sola, come il suo attaccamento al mondo. Così si dà vita all'anima trafitta. Trafiggila col paletto dei tatuaggi. La cerimonia del comandamento deve essere compiuta. Dormirai indisturbata per l'eternità, sognerai gli incessanti sogni del varco, rinchiusa, tumulata nella sua camera di spine, e continuerà ad avvertire il dolore della Grifoglio per l'eternità. Questo libro è stato scritto da uno studioso di folklore, Akito Kashi Iwagi. Parla della sua testa dormiente, ma lo stesso materiale è contenuto anche in quest'altro libro, Canti e Leggende 2. Dopo intense ricerche sulla ninna nanna di Mutsu, la sacerdotessa dormiente, sono state trovate parole più corrispondenti all'originale. Seguono anche voi sull'origine della canzone e sul suo significato. Vabbè, tra non soffrire, morire, soffrire, penso che morire non sia la best option. No, però se soffri, smetti di soffrire, no? Se muori, smetti di soffrire. In teoria. La sacerdotessa dormiente, strofa 1. Dormi piccino, riposa in pace. Dormi piccino, riposa in pace. Chi piange va alla barca all'ultimo viaggio per l'altra parte. E quando sarai lì, i segni sai chi porterai. E se ancora non dormirai, scuoiato allora verrai. Le parole riposa in pace dei primi versi sembrano riferirsi più che al sonno, alla morte. I segni sacri sono forse un riferimento alla leggenda locale della signora dei tatuaggi. Forse nella canzone religiosa originale era un modo per indicare l'incisione di un tatuaggio. La sacerdotessa dormiente, strofa 2. Dormi piccino, riposa in pace. Dormi piccino, riposa in pace. Se la signora poi si desta dal proprio sogno eterno, imprigionarle le mani e i piedi, quei paletti tu dovrai, per non farle aprire le porte e liberare dolore e morte. E Inanna del dormi non rompere il cazzo. Un'ottima ninanna per tutti i bambini. Dopo numerose ricerche sulle varie tradizioni orali, sembrano qui rimaste la vestigia di una fede in un mondo spiritico e della necessità di inviare i morti a un mare al di là, anche se siamo in montagna. E se per porte dobbiamo intendere le porte dell'altro mondo, allora gli ultimi due versi sembrano ammonire che se questi si apriranno accadrà un disastro in mare. Forse in origine la canzone era legata a una cerimonia che proteggeva le porte dell'altro mondo. Ma ecco perché ti inchiodava i piedi la bimba. Sì, c'avevano i paletti, quelle bimbe erano adibita proprio per inchiodare mani e piedi della ragazza che dovevano sacrificare coi tatuaggi. E quindi facevano così anche con me quando combattevano, esatto. La combinazione di elementi quali il titolo, sacerdotessa dormiente, il risveglio della sacerdotessa, il sonno e l'addormentarsi, unite le parole paletto e imprigionare, porta a pensare a una sacerdotessa che viene aiutata a dormire o messa a dormire. La canzone può allora avere un significato sacrificale. Riportiamo un diagramma trovato in documenti locali, messo a confronto con la leggenda che pare basarsi su cerimonie religiose. Al centro dell'illustrazione c'è un piccolo tempio, sul quale si legge Tempio del Tatuaggio. I versi della canzone che parlano di tatuaggi fanno pensare che essa possa essere nata qui. Dentro il Tempio del Tatuaggio c'è un vasto mare, l'aldilà, e il tempio è collocato in posizione di confine tra questa spiaggia e l'altra spiaggia. Il disegno è spesso accompagnato dalle seguenti parole. Lacera la fresca carne. Incidi la Grifoglio, trafiggi col paletto, soggioga al sonno eterno, il sonno dentro il varco. Con le parole della canzone, anche queste sembrano avere un significato sacrificale. Vedi le parole trafiggi, soggioga e sonno. Entrambi i libri sostenevano che nella cerimonia del comandamento o nel rito dei paletti, trafiggendo la sacerdotessa con il paletto del tatuaggio, la si doma per l'eternità. Le porte potrebbero essere le porte degli inferi, e ora, per qualche motivo, sono state aperte. Ma se riuscissimo a trafiggere le membra della sacerdotessa con il paletto del tatuaggio, allora forse potremmo tornare a farla riposare. Credo che i paletti del tatuaggio siano dei paletti speciali, devono trovarsi da qualche parte nella villa. Tempio
trafiggere la sala del tuo testo. Ricordo che Yumi disse di aver trovato un nastro con questa canzone. Non ne sai nulla per caso? Un nastro? Forse nella sua stanza. Andrò a dare un'occhiata. Ok, let's go. Intanto Miku è partito. Cosa? Lo scanner c'è una busta senza mittente, sembrerebbe ci sia dentro un nastro. Forse deve essere spedito a Kay. Nella busta c'è un taccuino. Si ritiene che questa canzone derivi dalla Ninna del Giappone nordorientale, dal sud-est dormiente. È stata trovata in un grammofono in un'università della zona e me la sono fatta spedire. L'ho ascoltata, ma le prime due strofe sono diverse dalla versione odierna. Probabilmente ciò è dovuto alle differenze di tempo e luogo delle versioni. Un'altra grande differenza è data dalla presenza di una terza strofa. Devo fare delle ricerche, ma pare che il tono cambi notevolmente. Ecco t'ha scritta la terza strofa. La terza dormiente, strofa 3. Vai dall'altra parte, vai dall'altra parte. Sali in barca e così parte. Supera il varco dall'altra parte. È lontano poi conduci il tuo fardello. I tatuaggi del tuo corpo e le lacrime sofferte. Le prime due strofe sono piene di parole spaventose, mentre la terza è più malinconica. In particolare il finale sembra più quello di una canzone funebre che quello di una ninna nanna. Oddio. Ok, fammela dire, ok. Sì, mi dispiace. È dato che il nastro. Potrebbe rivelarsi un indizio, pensami io stanotte stessa. Posso ascoltarlo anche io se voglio? Eccolo qua. Se lo esaminava stasera, vediamo cosa dice, ok? Sei ancora qui. Intanto se c'è qualcosa qui. Posso guardare niente. E che cazzo. Cadono le palle pure. Ok, vediamo se c'è ok. Si è addormentato, te pareva. Sta facendo un altro brutto sogno. Allora dovevi esaminare, eh? Si dorme? Si batte la fiacca?
sto punto sono andato a dormire pure io. Non dire che vado in giro, non ci sarà niente da fare. Quanto mia pure noi. Se non ci sta proprio niente da fare, ma a quanto pare andiamo di qua. Ma non credo. C'è niente, vero? Qua se guardano. Ok. No. Ok, andiamo a dormire e vediamo che succede. Se da pensato pure che è alla fine. Sì, cioè non c'è niente qua, no? C'è mai niente qua dentro. Ok. Let's dorm. Io solo se sono un rei o qui. Figlio di testa, domare, libretti del tatuaggio, devono trovarsi da qualche parte nella villa. Ora 12esima, la cerimonia del comandamento. Qualche parte nella villa dove però? Cioè alla fine i paletti li avevo visti con Miku quando stavano per appunto trafiggendo, quindi. Quindi magari di qua, semplicemente scendendo qua. Andare a prendere. C'era un sacco di paletti a terra. Il Mema sembra ancora più fitto oltre la porta. Prima di procedere oltre forse è meglio raccogliere i quattro paletti del tatuaggio. No, allora non devo andare qui. Ok, allora niente, allora devo esplorare di nuovo la villa e trovare questi quattro paletti. C'è un oggetto che sarà una cura. Perché farsi imparare da sconosciuti quando puoi farlo con giri traslochi? Assolutamente. Andiamo a impalare la sacerdotessa. Mani e piedi. Oddio. Non ti sbavare, no, no, no. Ecco perché insanguinati non mi piace. Non mi piace il gore. Ah no, è lei che non mi deve vedere, aspetta, mi devo fare vedere, aspetta no. Via dalle balle, non mi devo fare vedere. Mi devo dall'altra parte. Che debba andare magari nelle quattro cose dove ci sono le bambine pure, eh. Non lo so, vediamo. Intanto posso pompare qualcosa, valore massimo, eh. Dentro magari non so, non ho idea di dove andare a controllare onestamente.
All'interno dell'altare illuminato delle candele nel punto sacro c'è un tempietto con una porta a due ante. Oh, quindi è qui, avevo ragione, perché qui c'erano le bambine. All'interno del tempio in miniatura c'è un paletto di pietra piazzato proprio nel mezzo. All'omba della pietra, nella parte inferiore del tempio, c'è scritto qualcosa con grafia minuta. Per l'equilibrio della luce, purifica l'oscurità del paletto del tatuaggio. Soggioga la sacerdotessa della camera di... nella camera... Soggioga la sacerdotessa nella camera degli aghi. Dove cazzo stava la camera degli aghi? Ah, devo farlo girare. Non so cosa devo fare. Ah, questo lo ritrae. Questo lo fa spostare qua. Questo qua e questo qua. Questo non lo fa spostare e basta. Questo lo allunga, mi sembra. Allora, ci sono tre fiammelle lì, che non so onestamente a che cosa si riferiscono. Peccato, non so dove devo farlo puntare, non l'ho capito sta cosa. Oh mio Dio. Vabbè, in teoria si dovrebbe funzionare così come sto facendo adesso. Allora, il gioco di ombre devo seguire. Quindi devo, prima di tutto, iniziare a farlo girare, credo. Così ci sta. Sì, aspetta un attimo. Tiro, rileggere un attimino quello che dice. Per l'equilibrio della luce, purifica l'oscurità del paletto del tatuaggio. Soggioga la sacerdotessa nella camera dei... Purifica l'oscurità del... Ah, devo far sparire proprio l'ombra del tutto. Se non gioco del male, mica l'avevo capito. Ok. Quindi devo fare in modo che le due cose combacino, in modo che non ci sia più oscurità. Va bene, io pure che non leggo le cose. Mi sembrava quasi sensato quello che stavo facendo, però non riesco ancora a togliere tutta l'oscurità. Quindi prima facciamo una roba tipo... Secondo me deve rimanere di qua. Vedo che deve ridursi. Esatto. Dovrebbe
Devo farla ridurre. Ma qua devo metterci delle cose in più, no? Se non è disponibile, no, a meno che non debba scovarla, ma non credo. Ok, non è che ci siano tutte, quindi... Non so, se facessi un mirroring, anche se la mia c'avevo il mirroring, pensavo che si riprendesse. Però a quanto pare no. Ok, devo capire un attimino come ridurre l'ombra. Lo stavo già facendo con questo... No, guarda. Con questo e questo. Già riduce un bordello l'ombra. Così ovviamente si allunga l'ombra. Non basta così. Perfetto. Scomparsa l'ombra e caduto anche il paletto. Perfetto, abbiamo il primo. Tutti devono morire, eh? Vabbè sì. Quando non scopriremo la vita eterna diventeremo tutti cyborg. Sarà così. Cyborg infiniti. Con la bambina te pareva. No, pure te va dall'alto, porca troia. Stare al muro, eh? Era brava. Si frizza lo stream, se fai F5 ti becchi gli occult neanchezza. Aspetta, si è frizzato lo stream? Si è frizzato lo stream? Credo sarà una battuta o sarà di serie. Hai preso il prete e mi bufferava. Ok, ora ti buffera ancora? Sforzo. No, però. Era giusto per capire sta cosa. Allora, aspetta un attimo. Mi diventi colui che è il più scarso a esorcizzare le cose, quindi... Usiamo questo. Basta, dai, fa bravo. Pensavo, ma ha già messo... Smetti di girare in giro. Sì, vabbè, non ci arrivavo. Ora ti scatta di nuovo? Sì, vabbè, non vedo niente. Ora però che già.
Oh. Leave me alone. Mia, ste bambine. Sto un accessorio per la camera oscura. Colpo. Ora infligge più danni scatto normale. Gli inflitti sono gravi, ok. Ok, ho preso la prima, ora devo andare a vedere per le altre. Mi devo ricordare poi dove cavolo sta. Aspetta. Allora, una ricordo che stava qui. Qua. Esatto. Quindi almeno questa qua subito posso già andarla a fare. Poi un'altra stava... non mi ricordo. Forse per i superiori stavano le altre. Probabilmente sì. Dovrei andare a controllare i piani superiori. Tanto andiamo di qua. Intanto salviamo questa cosa che abbiamo fatto. Ecco la seconda. Ok. La luce purifica l'oscurità e il prato è tatuaggio. Ok. Mi devo basare su quelli. Magari potrei farli negli in quelli che non copre praticamente, no? Però non credo che funziona esattamente così. Allora. Questo è troppo, questo è poco. Allora, guardate che se metto questo qui e questo qui, a me non ce ne faccio niente. Ok, facendolo completamente a caso funziona sempre. Ok, paletto numero 2. Cazzo, siamo passati nel bianco e nero. Ma qua non c'era una bambina da ammazzare, meno male. Però in bianco e nero, cazzo. Allora,
potresti che scendendo di qui, fai un attimino piani inferiori. No, non è qui. Ok, niente. Sali un po'. Allora. Aspetta, sistema. Allora, siamo qui. Mi sembra che qui non ce ne siano altri di zone dove andare per i paletti. Mi sembra di no. Quindi bisogna controllare un attimo il piano superiore. Il piano superiore, vediamo un attimo. C'è questo, ma questo non porta a niente. Questo non porta a niente. Questo non mi pare. Ci ho finito anche per caso con lui, mi ricordo. Con lui e con Ray. Soprattutto con lui mi pare che ci ho finito per caso. Però era tipo verso sotto, verso una parte. In cui ci poteva andare e poi però si bloccava. Ma non mi ricordo però dove. Qui dentro mi pare di no. Qui dentro proprio non. Cioè, se io vado qui sopra, alla fine no. No, non c'era niente. Me lo devo proprio ricordare. Perché ora sono. A meno che non vado a girare a caso. Anche alla fine si conosce. Le stanze sono tutte più o meno simili. Sono così, ricoperte così da uno stracciato. Quindi magari la sto vedendo ma non me ne rendo conto. Quindi non vorrei sparare tutto in maniero per niente, onestamente. Mi sa che mi toccherà esplorare meglio per niente perché non mi ricordo dove stanno le altre due. Sarà qui intanto. Vorrei fare appunto con. Cioè. Sono le stanze così. Qui no, vabbè, qui abbiamo capito che non c'è niente. Forse. Qua se vado giù. Sì. Qua se vado giù, sì. Ok, ora mi ricordo questa cosa. Ok, allora andiamo qui, 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 ok. Vedevo che uno era scendendo. L'altro ora non mi ricordo, ma uno era scendendo, l'ho trovato. Non ci sarebbe anche una candela, speriamo che la trovo. Ma vai a casa. Leave me alone. Sembra che procedevo di qua, no? Sì. Ok, ora scendiamo le scale e c'è quello che mi serve. Che avevo già sbloccato la strada, quindi perfetto. Bene. Con Dio, vai a casa. Vai. Spero che non mi sia qua dentro. Se no sarebbe un problema. Ok, meno male, no? Devi vedere come faccio la cosa della luce con sta roba qua. Ah, ok, me la mette normale, meno male. Ok, ma qua un viola. Vuol dire che non si può spegnere, ok. Scenderò completamente a caso prima o poi non so era, no? Ora vediamo.
Vediamo un attimo questo qua, mi vedo un attimo dove... Come va con quello là? Ok. Allora. Allora, più che altro è che questo qua me lo metto già lì, quindi forse posso segnare un attimo questa idea. Bene, mi piace. Ok, devo utilizzare la logica. Niente, se io faccio così vado dall'altra parte. E comunque devo contare anche quelli là. Quindi quante luci che sono lì. Questo così lo metto qui. Allora, potrei tentare di causare più lontananza. Devo fare una cosa del genere. Però poi servirebbe un attimino a rimpiazzare la situazione. Se invece lascio solo questo... Mi depura nel modo più naturale. Plin plin. Ciao Zacco, plin plin. Sto tentando di fare un gioco di luci e ombre. Tentare di farlo bene. Come butta. Stai ancora andando avanti con Divinity? Più o meno. Più o meno non è molto rassicurante. Cosa metto, questo è troppo lungo. Non abbiamo mai tempo? Troppo lavoro? Ok, ci sono quasi. Cazzo, per poco. Però non riesco un attimino a togliere quella cosa. Allora non mettiamo quello. Devo provare un attimino a
seguire quelli che sono lì. Perché se quella sono quella più vicina. Secondo me dovrei fare una cosa del genere, però non lo sono anche sicuro. E magari puoi basarmi su questa roba. Troppa luce, e questa non si può neanche spegnere. Sono troppo potenti, se faccio queste due sono troppo potenti, cioè non puoi fare così. Oh mamma mia. Sto facendo completamente a caso. Io penso che dovrei semplicemente bilanciare, però. Ma magari una cazzata dovrei semplicemente bilanciare così, però non è neanche così. Non è così semplice, ecco. Perché non si bilancia alla fine, perché qua devo tenere pure conto che c'è già uno che rompe le scatole qui. E non si può spegnere. Un attimo. Questi li trovo comunque di già aperti, accesi di età. Che però così non si fa niente, insomma, è troppo lontano. Così giustamente io faccio una cosa speculare più o meno. Il problema è il resto. Non c'ho testa per fare sta roba stasera, maledizione. Allora, questi qua ovviamente più distesi sono, ovviamente più vanno verso l'altro lato. Che sono quelli che sono più in mezzo, no? Sì. Se faccio così, ovviamente vola tutto di là. Qui non voglio che voli tutto di là. Sembra quasi perfetto, però non è perfetto. Allora, la somma di tutti questi qui, com'è? Non di tutti, non devo farli tutti. Davvero era così? Solamente due? Bastardi. Ho letto 4. Ok, ma manca il terzo. Ha prodotto, è il terzo. Dimmi, sembra che non ci posso andare, no? Perché è troppo stretto, no? No, forse sì. No.
troppo basso. Dovrei forse andarci. Allora, io sono qui. Delle parti in basso io vedo solamente questo. Questo ovviamente che poteva fare solamente lei. Ok, quindi mi servirebbe un attimo controllare sopra. Dove potrei guardare sopra? Non credo che sia questo, no, infatti lo capisco pure. Vediamo un attimo. Se mi ricordo dei lati. Lo vedo pure lì più o meno, quindi non è che non lo veda, però. Qui non ci stava niente, mi sembra. Questo non si apre ancora, io non l'ho ancora scoperto questo. C'era qualcosa verso giù, non mi sembra. Questo è l'unico che lo vedo. Ah, altare ovest. Come ci si arriva all'altare ovest? Aspetta, come cazzo ci arrivo all'altare ovest? È di qua, no? L'ho trovato. Dovrebbe essere tipo sotto questi cosi qua, ma io non ci posso arrivare normalmente sotto questi cosi qua. Però effettivamente è qui che devo arrivare. Ok. Ok, andiamo da queste parti e vediamo un attimo. Fammi vedere ora. Io sono qui. Vediamo un altro pochettino. Dovrebbe essere cinturine delle parti che ti permettono di andare giù, no? Questo sembrerebbe essere, ad esempio. Però non so se poi può farlo. Forse può farlo, però. Forse può farlo. Ok, proviamoci. Dove sono adesso io qua? Invece ti scapperò. Allora, un secondo, fammi vedere la mappa. Devo andare di qua. Perché salgo lì, poi scenderò da lì. Dovrei ricollegarmi. Forse può andarci ancora lui. Vediamo. Ho sistemato le cose in acqua. Holy shit. Una nuova? È sempre lei. I won't let you escape. Vai a contarti, vero? Non mi fai andare via, vero? Che pareva. A me non mi fa capire che sono nella parte corretta. L'avevo già intuito, però non ho capito adesso.
mettere gli strumenti più forti. Almeno 14, dai. Gli altri magari. Il 90 magari me lo voglio spiegare, ma almeno 14. Ma spari? Se stai attraverso il muro non ti vedo. Che cazzo? Che cazzo gli danno? Ma io non riesco a farti una cosa rosa, cioè. Sei un po' stronza, sei. Non riesco. Non funziona proprio quella roba. Cazzo, no, non funziona proprio. Non riesco a counterarla. Infame. Dove manco l'ho visto dove sparare. Così ci metto 3 ore, però almeno smetto di farmi colpire a me. Ma che cazzo. Troppo lontana. Ci ho portata questo qua pure, fa proprio schifo. Ok, fa proprio schifo, ci si può fare dopo. Per te combattere i fantasmi è un parto, mamma mia. Terribile combattere contro i fantasmi. Mi depura nel modo più naturale. Plin plin. Plin plin, sì. Qui sta andando molto lento, buonasera. Thank you.
Potremmo salutarti? No, non dovete salutarmi. Sono io che vi saluto. Non riesco a prenderla, ma che è? La copertina viola laddove prima si trovava il fantasma della nuova pettina. Akito non è tornato, se ne vanno tutti dalla villa, mi abbandonano. Mi lasciano sempre qui a pettinarmi impazientemente. Ma non importa quanto mi pettino o quanto mi con tutti i suoi miei sentimenti, e non torno mai. E cazzo, scusate. Può essere mai che il bambino e l'orecchino non riescono a trasmettere il mio amore? E no, sei stronza, troppo scarso, ok? Qua era giusto? No, di qua. C'è roba qui forse? No, mi dice segna sempre qualcosa, ma è dall'altra parte. Ultimo paletto, sperando di riuscire a farlo per bene. All'interno del tempio in miniatura c'è un paletto di pietra piazzato in mezzo, adesso questo è così, devo controllare tutti e due i lati perfettamente. Da lato stavo già facendo niente, che non è esattamente perché è molto più ritratto, però sì. Ok, questo lasciamo perdere. Forse questo sì, questo sì. Togliamo quello là che è già messo, ok? E lasciamo solamente quello là. Madò, che culo che ho avuto stavolta. Culo, davvero culo. Stavolta, solo culo proprio. Pure prima, perché da pure gli altri probabilmente non fate culo tutti. Posso dire, conti tutti quanti i pretti del tatuaggio. We can still make it. Sì. Ora posso andare dove devo andare. E con Mingo fame che faccio? Mangi, mangi lei! Hai fame di cosa? Oh my god. Mi scusi. Si strafoghi. Signorina, si strafoghi. Ok, ma dove vado per tagliare prima?
per tutto il giro, no? Beh, sì. Oddio, no, in realtà posso... Bravo, bravo, subito a pensare male. Pensare male cosa? Ho detto si strafoghi. Mangi lei. Faccia gnam gnam. Ma no, penso di poter passare di qua. Credo, aspetta. Sì. Cosa vuole mangiare? E poi tu mi hai chiamato Ray Cumming, cioè... Tu fai doppi sensi a Gogo, eh. Guarda. Oh sì sì, ti prego, dammi luce di vita qui, sì, ti prego. Mi ha rotto le palle questa. No, non ho mai trovato, non ci sono per nessuno. Vadi a casa, mi lasci solo. Ho messo pure la candela e ancora sei qui. Corri, dai. Dai che ci siamo quasi. L'intelligenza, al giorno d'oggi, porta solo problemi. L'ignoranza, al contrario, paga molto di più. Vivi tranquillo e non ti accorgi di un beneamato cazzo. Bravo! Esattamente. Esattamente. Salva qua, va. Io. La peste bubbonica, la lebbra multiforme, il colera, la rogna, queste le auguriamo tutte a voi. C'è via di scampo, mi dice. Affondino le bambine? Boh, chissà. Sono intorno alle 37:30, assolutamente sì. Oh mio Dio! Fa pure schifo lui, non sa neanche combatterlo. Io non so neanche più la matematica, Osho. Mi spiace. Porca troia. Era una citazione? No, che non conosco questa citazione. Che citazione è? Sono io, sono bionda, non faccio la matematica, giustamente. Ma uomo, quindi il tuo film preferito è... Oddio, non mi ricordo come si chiama, però era quel film dove c'era la cronista bionda, che dicevano che le bionde erano tutte sceme, ma lei era scema, però era anche intelligente, faceva le cose. Non mi ricordo come cazzo, no, sono vecchissimo.
lincea delle bionde, mi sa che fosse chiamata lincea delle bionde. Probabilmente sì. Vai a casa, vai. Le tre bambine erano più pericolose. No one will survive. No one. There it is. Questo è quello che vede lui, che era contro mio, c'era per mio e Mayu, c'era la fossa lì, un po' dopo questa porta. Sacco impalate. You finally come. Impale her with the stake of tattoos. The rite of commandment must be conducted, sleeping undisturbed for eternity. Oh. It can't be. Oh. It can't be. Ok, non ce l'ho più, se sento più. Porca troia. Che adesso lo troviamo pure lui tutto tatuato, morto, mezzo morto. Tanto devo andare a vedere Miku se è ancora là. Ok, Miku c'è ancora, almeno.
me la fa controllare, però c'è. È sparito. Se l'è ciucciato tutto. No, ma che cazzo. C'è manco il tempo di... Ok. Ma di qualcosa. La borsa si è lasciata aperta, forse stai facendo un'indagine. Tra posto c'è un taccuino usato e il logoro che credo appartenesse a Kay. Sono delle ultime pagine, 5 minuti di sigillo. Ok. Ok. Taccuino di Kay. Ho esaminato le prove della terza strofa della Dessa Dormiente. Potrebbero essere la chiave di tutto. Ecco la mia interpretazione di quei versi. Forse le parole della terza strofa non si riferiscono a far dormire, ma all'accomiatarsi della sacerdotessa a ciò che indigna con il canto funebre di cui io parlava tanto. Che sarebbe successo? Guardavo altrove. E il ragazzo è svampato. È riuscito a entrare dentro una stanza dove doveva infilzare quei paletti. Però era pieno di ragazze infilzate quei paletti. Lui stava lì però per infilzarne una. E a un certo punto a questa qua gli stavano spuntando, che gli c'aveva comunque i paletti addosso. Le stavano uscendo via i paletti dal corpo. La porta dietro di lui si è chiusa ed si è svampato adesso. Stare cose, e quindi è rimasto karmicamente punito. Sì, è colpa sua. Abbiamo perso lo spostatore. Da quelle parti si professa un'antica religione spiritica. Si dice che nelle montagne della famiglia Kuse vi sia un'area sacra detta Mare della Notte Terra. Su certe mappe, dentro la villa è ritratto un immenso mare. Forse rappresenta l'altro mondo. Per esempio, parlare di infilzare ragazze. Sì, ma infilzare coi paletti, tipo, che ne so, tipo Gesù Cristo e i vampiri, quelli infilzare quei paletti, non quello che pensi te. Che sia lì che la dottoressa viene inviata. L'altra dottoressa, ma come? Guarda là, si è svampato, non c'è più. Stava dormendo là. Quando la tua schiena è spostare cose da punto a punto, con fatica vedi che la tua mentira. Otosuki. Questo ormai quasi è tutto cancellato e riesco a leggere la parola Otosuki. Il nostro non lo è. I suoi vampiri proprio uguali, vabbè, come coi paletti, insomma, in quel senso. Mi vedo tutti e due nelle mani. Non so vedo ci vampiri. No, vabbè, però nel senso in quel tipo di paletto intendevo. Chiodi nelle mani? È vero, però quei paletti di figo. Eh sì, è una cosa del genere i paletti qua, però. L'amico di Yu che si occupa della via del sonno. La conclusione è che per liberarsi della maledizione bisogna trafiggere la lanciata di svegliata e rifiutarla. Perché io come ho fatto? Perché io come ho fatto? Come ho immaginato la questione? Ho unito i due pensieri. Gesù, che lo avevano attaccato con i chiodi a mani e piedi, come fanno qui per le sacerdotesse. E poi ho pensato ai paletti tipici dell'uccisione dei vampiri, che invece utilizzano invece dei chiodi, appunto, per fare mani e piedi alle sacerdotesse. Nella mia mente ho unito i due concetti e ve li ho detti. Non è che dare un chiodo di legno e no, quello è un problema. Così intendo andare dentro il tempio una volta lì. Uniti i due concetti contemporaneamente. Tanto se è un dilemma, faccio viaggi logici. Illogici. Otosuki. Leggiamo, sentiamo Otosuki. Yes, I'm Konami. Konami Otosuki. Snow was falling. There was a big manor, and inside it there was an old shrine. I could hear singing. She's in there.
Reika is in there. No, further in. It was much deeper, darker, like somewhere underwater. No, I'm talking about my dream. But it was a very vivid dream. It was lifelike. I've heard that there was a place like this in the village where I was found. A place where you can meet the dead. Like a rift to the other side. There's a shrine there where you can offer up your pain. Huh? Yes, that's right. Kuze, the Kuze Shrine. Il tempo di Kuze, di Mac Buongiorno. The tattoos. The pain. And in the end, I must go back to the manor. I've got to see Reika. If I see her, I don't know what I'll do. But if I don't go, she'll... Caname, che si è aumentato nel tempo. La voce sul naso lasciata dal professore Aso si è presentata come Caname. Deve essere andato alla villa dopo aver sentito la voce di Reika in sogno. Si sarà diretto al tempo di Kuze. Che abbia trovato Reika e dove essere tatuata. Davvero dentro quella villa c'è un posto in cui è possibile incontrare i morti. Avete le domande ancora? One more time. I want to see you again. I know. Starò ricevendo qualcosa dalla casa. Hai preso il radio spirituale. Devo portare un pochettino in giro? Vedi, Miku non è svampata. What the fuck? Non viene dall'attico? La stanza dell'attico non è stata più aperta da quando Yumi mise qui le sue cose dopo essere andato alla casa dei genitori. Oh, questa è nuova, non c'era prima. Non l'avevo mai vista sta cosa. Vabbè, non si poteva vedere dalla telecamera. Io mai sono venuto da questo scaffale. Nel cassetto trovo un vecchio libro e qualcos'altro avvolto in un panno. Avvolta nel panno c'è una piccola gemma che non riconosci. Orecchino di pietra, ecco. Che sia l'orecchino della persona menzionata nel nastro di Kana. Reika, che ha udito la disperazione della sacerdotessa. L'altro mondo. Sto cercando volontari per le mie ricerche sui sogni, quali confine tra la vita e la morte. È difficile trovare chi parli chiaramente dei sogni, ma forse ho trovato qualcuno che sa dell'altro mondo. Quest'uomo ha sognato sempre la stessa cosa per mesi. Ecco il suo sogno. Anzitutto nota di essere davanti a un piccolo tempio innevato. Ha già visto il tempio, ma lo ricorda solo vagamente. Tuttavia ha sentito parlare di un tempio simile, tempio simile nella sua città. Dal tempio sente provenire la voce della ragazza che ha abbandonato. Sul invito della voce, ogni giorno si avvicina sempre più al tempio del suo sogno. Finora il sogno può spiegarsi come un desiderio di una casa e di un affetto, ma le cose si fanno poi più interessanti. Vi si tiene un'antica cerimonia dove si incontrano i morti. Nel tempio c'è una caverna molto profonda dove scorre un fiume. C'è un largo abisso in cui fondo è il mare. Stiamo certamente parlando dell'altro mondo, e in particolare dell'aldilà. Secondo lui, nella sua città si narra la leggenda dei suoi sogni e sull'altro mondo e il suo sogno è coerente con essa. Ho registrato la sua testimonianza per 4 giorni. Viene dalle parti di Mutsu, dove esiste una leggenda su un mare detto Mare della Notte Eterna, presente nelle montagne. Lì vi sono anche molte leggende legate ai sogni.
I sogni sarebbero un varco e il confine tra il mondo reale e l'altro mondo. Se si continua ad avere incubi, i morti tornano dalla vita. Il tempio serve a impedire gli incubi. Lì risiede una sacerdotessa che dorme nel varco accogliendo in sé gli incubi. La voce che sente potrebbe essere quella della sacerdotessa in questione a testimoniare l'esistenza del varco. Il giorno dopo aver registrato la testimonianza col grammofono, l'uomo è scomparso, lasciando i suoi bagagli. Che sia andato a trovare la donna della sua città? L'orecchino lasciato da lui è fatto di una certa pietra dell'eco, che pare abbia poteri telepatici. Forse posso usarla per modificare il ricevitore di cristallo. Ricerca sul paranormale, ricevitore di cristallo. Ciocchino di cercare, aggiunto ai file. Sotto il libro c'è un rullino. Otosuki. Praticato c'è scritto Otosuki, sembra di parecchio tempo fa. Se questo orecchino è di Reika, la sacerdotessa tatuata, allora forse trasmette la sua voce e le sue emozioni. La voce del nastro parlava di un posto in cui si possono incontrare i morti. Che sia all'interno della villa? Voglio stare di nuovo con lui. Voglio stare di nuovo con lui. Questo è ciò che ha detto la voce di Reika alla radio. Io. Direi che c'è solo una cosa da fare ora, e lei probabilmente è l'ultima, e probabilmente la prossima sarà l'ultima fase. Deve fare qualcosa, forse è il finale, c'è niente se non sbaglio, no? No. A vedere in giro, no? Mi sa che bisogna solo andare a sognare e finirla qui. Però è un po' tardi, quindi penso che ci lasceremo qui e concluderò giovedì. Sicuramente siamo finalmente alla parte finale. Cazzo, però, ok, che è svampato. Un attimo, come la sua, mi sa che non c'è niente da vedere. E lei non è interagibile. No. Ok. Sto Tosuki, devo ricordarmelo, che dobbiamo andare a vederlo. Ok. In questo momento non puoi salvare. Come non puoi salvare? Ma tu mi devi fare salvare, bella mia. Già mi inquieti. Non mi fai neanche salvare, no, eh? Non sparire. Non si è sparito, non è poi sparito, non la vedo più. Faccio sentire sta cosa, te ne vai?
coso dopo. Non so, pensavo a cose strane. Se facevo sì la vedo, però se mi sposto in altre visioni non la vedo. Non compare. Però non mi fai salvare, cazzo. Cioè, forse nel sogno. Aspetta, forse se esco e rientro. Sta cosa qui. Andrò a dormire. Salverò te. Salverò io. I don't know. Am I supposed to be alive? Ma che non manchi davvero pochissimo per questo video. Di nuovo in bianco e nero tutta la situazione. I have to see him. I have to find him and be sure. You. I. Ora 13, richiamo del tatuaggio. Siamo spediti. Se volte comunque alla fine non sono riuscito a trovarla, ora una cosa secondaria. Questo tipo se forse c'è. Boh. Dove sta realtà? Oddio, sono ucciso a finirlo stasera, mi farebbe comodo questa mattina. Sta finendo tardi, però. Mi farebbe voglia di concludere adesso, nel senso che la scena è appeso qui. Andiamo avanti, dai. Se si va a spediti si può fare. Un secondo però, magari c'è l'oggetto che vorrei riprendere. Se ci sono pure altri fa sempre comodo. Vediamo. No, non c'è, ok, niente da fare. Dai. Vediamo che succede però. Lo specchio del Rubio è sparito dall'altare. Lo specchio ucciso con i ricordi e le sofferenze del lanciare del tempio viene frantumato dalle sue stesse mani. Uno specchio inciso con i pensieri dell'ancella. Se solo potessi in qualche modo ascoltare i miei pensieri. Ah, aspetta, mi stavo dimenticando Tosuki. Shit, mi stavo dimenticando Tosuki.
credo che sia quello che dovrei vedere. Penso in realtà di dover andare da Bro. Dove era qui? Sì, era qui. Vorrei che io vada di là, questo lo avevo immaginato. Però io ti andrò a vedere Tosu di prima. Sto diventando. I can feel the thoughts of so many people being etched into me. So many voices. So much pain. Please don't forget me. This is my voice. My memory. My pain. Terra. Frammento di specchio, minchia, ma non ha dato oggi i suoi di specchio. Orizzonte, riesco a ma... Oh, c'ho no... Ok, era quello che ho visto adesso. Torna ai derotossiti. Orizzonte e sroguardo è la stessa cosa, no? Comunque sì, devo ascoltare le voci e seguire le voci. Sono guardato una storia di lungo. Ma anche devo andare. Prova la ricerca di tutti i pezzi. No, allora ragazzi, mi sa che finiremo la prossima volta. Insomma, la parte finale sicuramente la finiremo la prossima volta. E direi che la prossima volta finiamo qui. E inizieremo direttamente Medieval. Ci mettiamo molto. Penso che sia l'ultimo capitolo questo. Però si fa troppo tardi e io onestamente non so quanto ci metto e lo so. Continuiamo a lottare la prossima volta. Quando mai si lavora. Durando comunque. No, che ho fatto? Scusate. Cazzo, aperto. Scusate. Ok, perfetto. Torniamoci qui.